Bella a tutti ragazzi, sono Andrea dello Stat di Utfi e oggi sono qui per portarvi, signori e signori, Kanté Tots, la review, acquistato per 271.000 crediti. Poi i prezzi sono molto ballerini, infatti dopo neanche due ore sono riuscito già a rivendere oltre 300.000. Comunque, sono qui per portarvi questo giocatore fantastico del Leicester, che tra l'altro ha appena vinto il campionato, quindi tanti auguri a loro. È un giocatore che è veramente assurdo in qualsiasi statistica: 99 intercettazione, 86 di controllo palla, 89 di passaggi corti e ha 3 di stelle di piede debole, 3 stelle di agilità. Se andiamo ad analizzare subito le partite che ho fatto, possiamo notare che mi sono trovato molto bene con Kanté, soprattutto nella fase offensiva, perché spesso e volentieri fa degli inserimenti in area. E voi, se non so, magari avete visto i miei vecchi video, non mi sono mai trovato bene con questa tipologia di giocatori, tranne con lui, perché veramente è ovunque, sia in attacco che in difesa. Ti fa inserimenti da tutte le parti, tu lo trovi praticamente, metti in difesa, 10 secondi dopo è già in attacco. Veramente un giocatore fantastico, fa delle progressioni, palla al piede veramente assurde e comunque dà sempre il suo contributo. L'unico forse contro che ho trovato è appunto la finalizzazione, che poi andremo a ben vedere, ma comunque adesso analizzando i passaggi fa veramente anche dei lanci al millimetro per i propri compagni e con la sua aggressività va sempre a recuperare il pallone in qualsiasi zona del campo. Come vedete poi, grazie ai suoi palloni recuperati, sono riuscito veramente a fare tantissime azioni che altrimenti non sarebbero nemmeno nate. Infatti qua possiamo vedere che ancora una volta, come dicevo, riesce a recuperare palla nonostante magari l'abbia persa subito, a sfoderare anche un notevole long shot, perché devo dire che anche long shot comunque mi sono molto molto piaciuti. E come state vedendo qui lo troviamo addirittura fra poco insieme ai difensori. Qua, come vedete, provo anche a fare delle progressioni, ne ho provate molte durante il gioco e veramente è assurdo questo giocatore, perché voi dite cavolo è grosso, magari c'ha fisico, ma non è neanche tanto grosso, però è piccolo, è agile, ma non è neanche piccolo perché comunque c'ha fisico, ha tutto, ha veramente tutto questo giocatore. Riesce a farmi delle progressioni palla a piede che raramente con dei centrocampisti mi sono trovato, forse magari con Eriksen, ma lui manca molto di fisico mentre Kanté no. Infatti qua guardate che gol che mi ha fatto, veramente un long shot eccezionale, infatti ci sono rimasto quasi a bocca aperta perché sinceramente non me l'aspettavo. Ho detto ciao, proviamo sto long shot, vediamo come va, e questo praticamente era uno dei primissimi che avevo fatto ed è stato veramente una cosa allucinante, l'ha messa praticamente sotto il 7, un long shot incredibile. Però non è tutto oro quel che luccica, perché se nel long shot è veramente molto bravo, nei tiri da distanza corta non ci siamo per niente. Però vabbè ragazzi, d'altronde se fosse stato perfetto pure in quello sarebbe stato, cioè, un Messi con più fisico in pratica, un Cristiano Ronaldo del centrocampo. Quindi qua andiamo a vedere come ancora riesce a strutturare le azioni, portare su palla, scaricarle ai compagni, entrare dentro l'area di rigore e addirittura concludere e finalizzare l'azione, aperta e chiusa da lui. Questo ancora a confermarmi, come vi dicevo prima, che è un giocatore veramente completo, che lo troviamo da tutte le parti del campo. Vediamo qui infatti come recupera palla da centrocampo, riesce ancora una volta a portarla su, andare avanti, recuperarla ancora lui e cercare di concludere con lui. E qua quello che dicevo prima, pecca un po' nei tiri da distanza ravvicinata, non riesce a mettere abbastanza precisione, abbastanza effetto, ma nelle progressioni è veramente una cosa assurda. Io finora su FIFA 16 non ho mai trovato un giocatore come lui. L'unico forse che ho trovato abbastanza simile è Vidal, che solamente, cioè, è anche meglio magari di Kanté Vidal, ma solamente per quanto riguarda i tiri, perché veramente, cioè, che Vidal è una forza della natura sotto quell'aspetto, mentre Kanté però lo trovi, cioè, davvero ovunque. Cioè con Vidal magari la progressione non riesce a farle perché manca magari quel zicco di dribbling o di velocità che invece Kanté ha a disposizione. Qui ancora una volta con Kanté prova a partire, a dimostrazione che veramente nelle progressioni poi non riesce a prendergli la palla perché comunque ha un fisico strepitoso, ma poi la finalizzazione lo brucia proprio nel finale, perché non riesce magari a insaccare un pallone che con un attaccante sarebbe stato anche relativamente facile da mettere dentro. Però per fortuna non sempre questo succede e ogni tanto riesce a fare dei bel gol e a portarti appunto in vantaggio in magari situazioni ostiche. Allora, andiamo a vedere i pro e i contro. Allora, i pro assolutamente sono il dribbling, l'aggressività nel recuperare palloni morti, i passaggi, che non me l'ha sbagliato davvero uno, l'agilità, perché nonostante il fisico riesce a girarsi nello stretto in una maniera incredibile, il long shot, perché avete visto quel gol è stato veramente clamoroso. Le contro sono ovviamente la finalizzazione, perché mi ha sbagliato anche gol abbastanza facili poi, diciamo, ma comunque teniamo sempre conto che è un centrocampista centrale. I colpi di testa, anche se non li ho
avuto modo di testarli fino in fondo, perché vabbè, insomma, ma è anche il minimo per un centrocampista, colpo di testa non è che si vada sempre a guardare, e i tre di skill, perché magari se ti vuoi divertire un po' di più, magari cioè Kanté ti dà solidità e tutto quanto, ma non è il classico giocatore con cui skillare, ma si può tranquillamente fare a meno. Il voto finale che gli do è 8.5/9, se avesse avuto una finalizzazione migliore sarebbe stato un 10 pieno, perché è veramente fantastico. Qua da Andrea tutto, bella ragazzi.